5 minuti ne ha facoltà. Presidente, da inizio mandato con le commissioni consigliari stiamo lavorando su un progetto organico che riguarda tutti i forti di Roma e che guarda alla valorizzazione e alla possibile resa a livello di utilizzo di questi siti, coniugando quello che ovviamente è il valore archeologico, monumentale e possibili utilizzi culturali e sociali. E sul territorio di Roma Capitale insistono ben 18 manufatti militari, di cui 3 batterie e 15 forti. Il numero corrisponde esattamente al numero dei municipi che abbiamo oggi. Manufatti che si trovano esattamente in una posizione strategica di cerniera, in concomitanza con l'area periferica, si trovano a circa 1,5 chilometri dalle mura aureliane. Questa cinta realizzata nell'85 aveva come scopo proteggere la città. Di questi 15 forti, uno solo è di proprietà del Comune di Roma, mentre 6 sono in consegna a Roma Capitale, ma non per concessioni gratuite. L'abbiamo visto anche su Forte Trionfale, la richiesta di Sul. Per quanto riguarda Forte Antenne, che è quello di interesse in particolare di questa mozione, che è una struttura che ha origini del 1882, che nella Seconda Guerra Mondiale fu utilizzato come deposito reggimento dei radiotelegrafisti, nel 1958 fu ceduto a Roma Capitale. Però dal 58 l'assenza di scelte politiche, l'abbandono della struttura ha provocato degrado e anche crolli di parte della struttura stessa e dell'area periferica. Quindi quello che vogliamo fare è avviare un recupero graduale e rendere di nuovo accessibile e vitale questo sito. Questo anche tramite il coinvolgimento del secondo municipio, che attualmente per scongiurare occupazioni abbiamo dato allo stesso secondo municipio in gestione il bene. Questo in questa fase di transizione al fine di avviare una progettazione che ci porti al coinvolgimento di tutto il territorio, partendo dalla zona limitrofa per far partecipare poi tutta la cittadinanza romana. E per avviare questa progettazione si procederà con la collaborazione sia dell'assessorato all'urbanistica che dell'assessore alla cultura, che porterà avanti la progettazione di questo forte, e sia dell'assessore Roma Semplice, la Marzano, che ci consentirà tramite il sito una maggiore e una più ampia partecipazione della cittadinanza romana. Quindi oggi con questo atto vogliamo portare avanti un primo passo che vada verso la valorizzazione di questi manufatti che, come detto, si trovano in una posizione strategica e possono dare risposta a nuovi servizi culturali culturali e sociali e al miglioramento della qualità della vita di questa area, di quest'anello. E per questo chiediamo, oltre a aver chiesto il sostegno delle opposizioni a questo atto, chiediamo appunto di votare favorevolmente l'atto. Grazie Presidente, grazie Consigliere.